squilla il telefono, io mi preoccupo. Pronto? Pronto? Pronto, pronto, chi è? Pronto? Pronto? Non sento. No, pronto. Ecco, sì, pronto. A onde siete inficcati? Ma come, dove siamo inficcati? Siamo in radio e in televisione. Lei chi è? Buongiorno. Ma qui è pronto. Io sogno Pippo. Pippo chi? Pippo Mateloco. Ah, Pippo, Pippo. Chi è? Sbagliato il numero, pronto, quello. Lei con chi voleva parlare, Pippo? Chi è? Alla Catalla. Alla Catalla. Alla Catalla con tutto cuore quest'anno. Ma eh? Non c'è cosa, come si chiama? Ma Castiglia chi? Non c'è. Sì, Castiglia c'è, in questo momento si è allontanato. Ci sono io per rispondere. Sono il signor La Rosa. Il signor La Rosa? Sì, sì, sì. Ehi, un giornalista? Sì, Salvo La Rosa. Salvo sì. La Rosa? Sì, sì. Beh, lei mi sta per farsi un bel dia. Ah, grazie Pippo, sì, meno, sì. Male, meno male, meno male. Ma io lei a sapere che io sogno Pippo Mantello qua. Sì. A me mi farò malo sangue tutto pare. Me lo ricordo, me lo diceva Giuseppe sì, Castiglia. Sì, scusa un momento, sì, femmiere. Femmiera, ma fare sai un guaglio, me ne chiedi. Ma dov'è, signor Pippo, dov'è? No, sogno pronto soccorso. Ma perché, che ha? Niente, ma devo operare d'urgenza, signor La Rosa. Ma sì, mi dispiace. La sera travagliai, no? Io faccio butta fuori. Sì. Perché io sogno un tipo impostato. Va bene, quindi. Gli andati, gli andati due a due. Fino fa. A che finiscono con sparo. Vabbè, comunque. E da ieri si è presentato uno che non c'aveva il biglietto, sì. Che travagliava io, sì. Che voleva trasere franco, no? No, non si fa, questo non è giusto. Io la prima volta ci dissi che buoni. Ci dissi in bar, allontani, la scusa mia che non è niente cosa. Niente, ma lì non esisteva. A un certo punto io non ci visi gli orocchi. Sì. Ci scattiai e ne è andata. Io mi restavo un peccato da mano. Io ora sogno caga, me l'hanno allovato con bisturi. Cioè, scusi, lei ha una mano talmente pesante, talmente forte, sì. Che attraverso questa yangata, questa... Hai un sogno Pippo, questo Pippo Mateloco. Sì, ho capito, quindi il signore, il malcapitato, le è rimasto attaccato a una chiamavo. Mano. Malcapitato. Sì, ci capitavo male, certo. Appunto, sì, e sì. Ci finivo troppo male. Ho capito. Comunque niente, ora a non operare, magari un femmere. Perché? Ma è buono affare tamponi. Lei se l'ha fatto mai un tampone? Come no, io ne ho fatte tantissime. È una camurria. È una camurria. E di una fastidio. Cioè, deve entrare proprio la... Chieto, un donaso. Sì, sì, la bacchetta. E mi viene di sanutare. Gli abbolavo un femmere. Gli ho trovato un danfaccio. Dopo stiaggio d'ospedale. Ma non è bello quello che fa lei. Io sogno Pippo, Pippo Matelo. Che ci posso fare? Io quando sanuto non capisco niente. E una volta sanutai e mi ci imbaiare due macchine. Addirittura. Certo, con spostamenti aria. 126 a Caputao. Mamma mia. Signor La Rosa, io sogno Pippo. Deve stare attento però. Se lei aveva bisogno, se c'è gente che lei ci fa malo sangue, lei mi chiama, io mi imbaio con la macchina. No, tranquillo. Non si fanno queste cose. Hai ritmo io. C'è la ritmo. È bella ritmo. Bella La Rosa. Antica, proprio. Certo, fuori produzione. È di epoca, è di epoca. Non so tassa macchina. No, 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 auto d'epoca. Lei lava la macchina. Sì, c'ho una macchina. Ci vuole correre. Ma non ci corro con la macchina. Perché sogno Pippo Matelo. Io sono prudente. Comunque su lei avevi gente che ci danno fastidio, no, gente no. Che ci fanno malo sangue, no. Lei mi fa un colpo di telefono. Vabbè. Ormai il numero ce l'ha, io ci segnalo. Ma non mi serve, no? Io mi baio, cama, 30 euro ci rompiamo, va bene? Ma non si fanno queste 50 cose. 50 euro, no, un femore. No, non si dicono queste cose, neanche per scherzo. Basta. Avanti, un saluto, signor La Rosa. Chiuda, ogni tanto ci hai mettiti una canzone anni 70, anni 80. Va bene, questo va bene. Lo diciamo a Castiglia. Avanti, la ringrazio, arrivederci, signor La Rosa, arrivederci. Sia buono, non faccia così.